Ragazzuoli, buongiorno. Scusate, l'altro video regali di Olga l'ho dovuto cancellare perché mi avete detto in tanti che si vedeva l'indirizzo. Non ci avevo fatto caso, scusate. Sono un po' sbadata, molto sbadata, devo dire. Quindi vabbè, l'ho cancellato, adesso lo rifaccio. Grazie Olga, comunque grazie mille. Volevo precisare una cosa, chi sa il mio indirizzo se lo tenga, portatevelo nella tomba, non ditelo a nessuno, zitti, muti. Chi non sa il mio indirizzo meglio, ok? Basta. Allora, mi ha regalato questa Trousse della Pupa, bellissima, uno scoiattolo, che mi devo ricordare come si apre così, ok, bellissimo, Squirrel della Pupa, io erano anni che non avevo più niente della Pupa, ok, allora si apre questa parte qui, qua, ecco, Face, questi qua per il viso, questi per le labbra, Lips, sia questo che questo per le labbra, questo per gli occhi, per il viso, non per gli occhi, scusate, Face c'è scritto, e l'altra la apriamo, è solo per gli occhi. Sono rauca. Un sacco di cose, a parte quella Trousse lì, mi ha regalato questa collanina sottilissima, bellissima, piccolissima, col quadrifoglio, con il peperoncino, ok? Con dei diamantini qua, dei gioiellini, rossa, ovviamente bellissima, bella, sul top nero questa qui rossa sta da Dio, su qualsiasi maglia in tinta unita sta da Dio, è sottile, piccolina, ma è veramente, veramente bella, grazie mille, questa qui. Poi, un'altra collana bellissima, questa qui. Questa qui, c'è anche un braccialetto che mi ha regalato mia madre, tutto mischiato insieme. Voi dove le mettete le collane? Perché io non ho ancora trovato un posto che sia adatto solo per le collane. Allora, questa ha tre fili, se l'ho messa giusta, dovrei averla messa giusta. Ha delle roselline, tre da una parte e due dall'altra, ok? Vedete qua, e qui ce ne sono solo due, ok? Bella. Sa che mi piace il rosso come colore, tutti lo sanno, rosso, nero e il blu elettrico, mi piacciono come colori, poi vabbè anche il fucsia, il rosa, insomma, però i primi tre sono quelli. Questa qui ha tre fili, appunto come collana, ne ha tre di fili, uno, due e tre, vedete? Bellissima. Non vedo l'ora di metterla, anche questa sempre va benissimo su un top in tinta unita, su un vestito, su una maglia in tinta unita. Poi un portachiavi, questo qui mi avete detto che è un bulldog francese, come cane. Sa che mi piacciono i cani, lo sanno tutti, credo, ma Olga lo sa perché guarda i miei video. Bello questo portachiavi, ne avevo già due di portachiavi, aspetto un attimo che si rompano i miei portachiavi, anche perché non ho tante chiavi io sinceramente, quindi questo adesso non so come usarlo, però mi piacciono un sacco i cani, il portachiavi rosso col pompon morbidoso, ok? Bello, ha tolto ovviamente i prezzi, giusto, come giusto che sia. Questo è uno specchietto, ne avevo già uno da borsetta, ma visto che ho tante borse, questo qui lo metto nella borsetta sicuramente. Bello. Con l'occhio, con i cuoricini, con il sole, insomma, molto particolare, forma di cuore, sia dentro che fuori, e a forma di cuore. Questa è una collana con le perle che ho già indossato il weekend scorso, bellissima. Poi questo braccialetto qua, che è a calamita, questo così dietro, e ce ne sono quattro di braccialetti insieme, tutti rossi ovviamente, uno, due, tre e quattro, bello, bello, bello. Mi ha regalato anche questa, che è una collana con tre ciliegie, che volevo giusto comprarmela io. Bellissima, adoro questa collana, adoro le ciliegie, ci sono anche nei negozi un sacco di vestiti, pantaloncini, magliette con i disegni delle ciliegie, con la stampa della ciliegia, anche questa va bene direi. Una collana a tre ciliegie con le perline bianche, più piccole delle altre collana semplice, bellissima questa. Insieme a questa collana c'è anche il braccialetto che io ovviamente ho tolto dalla plastica perché era tutto confezionato benissimo, quindi c'è il set. C'è anche pantaloncini magari bianchi e neri, con il top e la canotta con le ciliegie, il vestito con le ciliegie, ho visto un sacco di maglie e mezze maniche nei negozi con le ciliegie, bracciali, orecchini, collane con le ciliegie e Olga, forse perché l'ho detto nei video che mi piacerebbe avere una collana con le ciliegie, me l'ha regalata, adoro alla follia, adoro, adoro, adoro. Adoro, adoro, bellissime cose. Olga, sono contentissima che mi hai regalato queste cose, veramente sono felice, molto felice quando ricevo regali, ti ringrazio sempre, ti ho già ringraziato, ma ti ringrazierò altre volte sicuramente. Mi ha regalato anche questa borsa bellissima, argentata, lucida, che per la sera per uscire va benissimo, con le frange così. Bello, mi piace, vedete? Qua posso mettere magari il portachiavi col cane. Anche se non è rossa la borsa, ma chi se ne frega, tanto già di borse rosse ne ho. È bella capiente, ha una bella cerniera, bella spaziosa, bella grande, forse più da giorno che da sera, però essendo argentata, secondo me da sera va bene, perché è luccicosa. C'è anche un bigliettino, ovviamente, fatto da Olga. Questa borsa ha la tracolla, ok, vedete? Bella, è molto capiente, quindi grazie mille Olga, grazie mille, hai speso un sacco di soldi, grazie anche per i regali che mi hai già fatto, il rossetto anche di
Traina, Mina, come mi avevi già regalato. Grazie mille, veramente. Io ringrazio sempre tutti, anche se qualcuno mi dice che non ringrazio quando ricevo regali, non è vero. Non è vero che non apprezzo, perché io apprezzo sempre. Questo è il bigliettino che mi ha fatto Olga. Hai una bella scrittura anche, oltretutto. Io sono negata a scrivere, bellissimo. Mia cara Serena, ti invio con affetto alcune cose, spero ti piacciono. Un grande abbraccio, Olga. Felice 32 anni per il mio compleanno. Tanti tanti auguri, 28 luglio. Bello, grazie mille Olga. Sei una persona importante comunque, non solo perché mi fai regali, ma è una bella persona. È molto gentile con me, molto educata, quindi ti ringrazio tantissimo per i regali, per la gentilezza, per l'educazione, il rispetto che hai nei miei confronti, che è una cosa fondamentale, il rispetto. Non solo per me, ma in generale. E basta, ragazzi. Poche cose magari per voi, però sono cose belle, fatte col cuore. Io apprezzo i regali fatti col cuore, apprezzo che mi fai regali, a prescindere, in generale. Quindi, Olga, ti ringrazio e basta. Volevo condividere con voi questa cosa. Boh, a presto, ragazzi. Bella sta camicia, però fa un caldo. Col top sotto nero in pizzo potrei già uscire così, con i pantaloncini, la camicia e via. Ma non